Birra e piatti da abbinare. È stato questo l'evento che si è svolto ad Alife fra lo chef Mario Milo del noto ristorante Milo's House di Alife e la birreria Karma che ha presentato la nuova nata, la birra con base di lupini già sul mercato. L'evento si è rivelato vincente anche per la sinergia fra le due realtà del territorio che oggi diventa sempre più la formula migliore per sfondare sul vasto mercato della ristorazione delle stesse bevande. Nel corso della serata è stato anche presentato un gin, ma sentiamo direttamente i protagonisti dell'evento. Allora, stasera sinergia birra Karma con la tua ristorazione. Che cosa Assolutamente. consiste esattamente la serata? Allora, la serata riprende quello che Milo's House ha iniziato su questo territorio, che è praticamente la collaborazione con tutte le attività ristorative e comunque che trattino di alimentare sul territorio per promuovere quelle che sono anche delle eccellenze e non solo. In questo caso, questa sera Mario presenterà una birra nuova nella sua collezione. Noi abbineremo le nostre tapas a queste birre. Milo's House presenta una cucina di territorio fatta prettamente di prodotti locali, segue molto la filiera corta e ci poniamo come obiettivo principale, insomma, di guardare avanti una sostenibilità ambientale. Una filiera corta conseguenza di questo e che il tutto ci auguriamo vada poi a tergiversare verso quello che è un miglioramento dell'economia locale derivante dall'agricoltura e dalle tutte le aziende che si trovano qui, soprattutto nell'Alto Casertano. Noi stasera però presentiamo una birra particolare, no? Sì, abbiamo pensato di iniziare quest'estate presentando questa birra che è un po' legata molto al territorio perché c'è un utilizzo di un particolare ingrediente che è anche presidio slow food, che è il lupino gigante di Pairano. Ed è una materia prima che è stata utilizzata ovviamente in piccole percentuali in una birra, in questo caso a bassa fermentazione, una birra chiara di bassa gradazione alcolica, molto beverina, ed è stata utilizzato questo particolare ingrediente nella produzione. Qual è il tuo prodotto e che cos'è esattamente? Noi proponiamo il nostro gin al peperone DOP di Pontecorvo. Ci troviamo in provincia di Frosinone, in Ciociaria, dove negli anni i coltivatori hanno portato avanti questo vegetale, questa botanica, che è stata selezionata nei secoli fino a diventare un peperone che può avere diversi metodi di utilizzo. Noi l'abbiamo utilizzato in una chiave moderna, quindi portandolo dalla tradizione in un prodotto innovativo che può essere in questo caso il gin, e cerchiamo di abbinarlo ovviamente ai fine pasti, che quindi dopo una serata del genere noi proporremo ai nostri clienti questo tipo di gin. Il prodotto si chiama Capsicum, che è il nome scientifico del peperone, ed è appunto che è un'idea che vogliamo portare dalla tradizione all'innovazione. Da Alife è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.